Allora, oggi un po' freschino, eh? È il 27 di dicembre e sto già il fiatone per due scalini. Sto andando qui giù nel giardino perché volevo provare a fare dei tiri a distanza con la pistola. Allora, mi ero già preparato un po' l'attrezzatura qui. Lì c'è la valigetta della pistola, la videocamera. In mano ho l'action cam per dopo e qui ho già preparato un bersaglio arancione, così dovrei vederlo abbastanza bene da lontano. Possiamo iniziare anche da 5 metri, poi vediamo di allontanarci in quella direzione. Non è il massimo come terreno, un po' in pendenza, però va bene, dai. Proviamo qua. La mia Attack e boh, quali usiamo? Dai, usiamo questi qua, tanto vanno benissimo per il bersaglio che dobbiamo fare. Direi pronti. Ok, allora qui siamo a 6 metri, facciamo il primo tiro, ok? A 6 metri è semplice, preso a 10 metri, direi che ancora il bersaglio è facile. Poco. Preso. Ok, qua siamo a 15 metri, dovrebbe essere ancora abbastanza semplice. Meno male che è arancione, sennò non lo vedevo far niente. Ok. Pistola carica, 15 metri. Preso. E là in fondo si vede, non riesco a vederlo. Vabbè, comunque, laggiù c'è il bersaglio. 20 metri. Proviamo. Ok, 20 metri. Pistola carica. E proviamo. Preso. Ottimo. Non pensavo al primo colpo, ma. Ok, allora laggiù più o meno. Se poi si vede farò uno zoom perché io dall'inquadratura non riesco a vederlo. Comunque si vede laggiù arancione, sono 26 metri da qua. Carichiamo e proviamo. Comunque 26 metri, pistola è carica, proviamo. Preso. Ottimo. Ok, allora 30 metri, laggiù, attraverso quei rami c'è il bersaglio, carichiamo e proviamo. Vederlo vedo il bersaglio, non è neanche piccolo però. Vediamo, 30 metri. Preso. Wow. Ok. Laggiù. Comunque da qualche parte. Sono 37 metri da qui. C'è il bersaglio. Visibilissimo, ma c'è un sacco di roba in mezzo, tra moscelli e cose così. Ma insomma, vediamo, dai, carichiamo e proviamo. Allora, 37 metri, la pistola è carica, il bersaglio è laggiù. Vederlo lo vedo. Non so se con tutta questa roba in mezzo riesco a beccarlo perché
non ho una visuale pulita del bersaglio, però proviamo lo stesso, dai. No. No. Da qua non vedo neanche di quanto lo manco. Perché se lo prendo lo sentiamo, ma se no. No. Non credo di sbagliare di molto, però dovrebbe vedere dall'altra videocamera cosa si vede. Tutto un rumore particolare, ma non credo di averlo preso. Ci vorrebbe una persona là in fondo che mi dice qualcosa, ma sono da solo. No, questo non ha preso proprio niente. Poi magari rivedendo il video dell'altra videocamera qualcuno è andato a segno, perché ci sta anche un sacco di rumore qua intorno. Però secondo me se lo prendessi dovrei sentirlo, sono il metallo. Ce la farò? Proviamo, insomma, un po' di colpi in tasca, se ci riesco bene, se no pazienza. Preso! Wow! Vabbè, allora, il campo qui è finito, per cui diciamo che i 37 metri sono il massimo che posso provare. Uno l'ho fatto, almeno uno. Sinceramente pensavo fosse un pelino più facile, ma in effetti senza sapere dove arriva il colpo ogni tiro è alla cieca, quasi. No. Finisco il pellet che ho in tasca. E vai! Oh, dai, 2 da 37 metri li abbiamo fatto. Bene, diciamo che 2 sono sufficienti, non sfidiamo la fortuna altrimenti. Andiamo a vedere un po' sul bersaglio che cosa è successo. Forse non è neanche proprio l'ambiente esatto per fare una cosa del genere, ma questo è così. Il bersaglio è questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bersagli, 8 bersagli, sì. 8 colpi sono andati a segno. Eccolo qua. No, dicevamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questi sono tra i primi. Per questa prova finiamo qui, tanto oltre non potevo andare, 37, forse 38 metri, ma non potevo più spingermi in là perché c'era la rete. Poi magari cercherò di trovare un'area più aperta per andare magari a riuscire ad arrivare a 50 metri, per provarci perlomeno. Comunque va bene, se il video vi è piaciuto è gradito un like, un bel pollicione, e se vi va nei commenti di suggerirmi qualche prova particolare, qualcosa che può essere divertente, lasciate pure qualche bel messaggio, è sempre gradito. Va bene, a presto, ciao!